sfide di oggi, buongiorno. Ho pentini sulle spalle, anche di più forte. Sto piegando. Come sento nelle gambe? Vabbè, ma secondo me sono più di 20 kg. Poi si contano. Allora, buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo... in questo nuovo video. Nel video di oggi vi farò vedere che cosa Paul, il mio topolone, mi ha regalato per Natale. Ed è in questo zaino. Apparentemente sembra abbastanza piccolo e innocuo, ma dentro c'è la bellezza di 20 kg. Apriamo insieme. Vai vai, butta butta. Forbici. Non vi dico ancora che cos'è, anche se l'avrete ormai capito dal titolo, forse. Unboxing professionale. Unboxing. Questo è il coltello, l'ho preso a Monaco. Ma comprato o rubato l'hotel? No, comprato. Ma, sì, oddio. Ta-da! Questa è una specie di mini palestra in casa. Allora, qua abbiamo diversi tipi di peso, di diverse... Dammi da me. Poi questi 0,5. Sono i manubri. Questo è 0,5. E se si uniscono fanno anche un bilanciere. Li puoi unire? Sì, è così che si fanno i bilancieri. No, non si uniscono mica. Sì, ma stai scherzando? Guarda che mi hai preso anche dei bilancieri, Ah, con questo, oh mio Dio, sì, ragazzi, non so da dove rifarmi. Metti i pesi di qua. Allora, abbiamo pesi da questi, da quanto sono? Mezzo chilo. Mezzo chilo, questi sono 1,25 kg. Anche questi. Quindi abbiamo quattro pesi per ogni peso. Abbiamo delle super viti, che anche queste pesano mezzo chilo. Dici? No, vabbè, però sono pesanti. E qua abbiamo quattro dischi da 2,5 kg. Vieni da questo lato, ecco, esatto. Allora, da quanto abbiamo capito, questo funziona da manubrio, ovvero bisogna metterci, esempio, pesetto, vite. Ganzo. Invece la parte più figa di tutto questo, se i manubri, perché bisogna unirli così, così. Ah, più di così non va? No, deve essere un bilanciere, deve essere grosso. No, vada figata, ma poi sembra che regga bene. Una cosa ti spacco il parquet a mia mamma. Devi usi il tappeto. Eh sì, un bilanciere. Dai, è carino. The following day. Allora, è il giorno dopo dell'unboxing che avete appena visto e ho pensato che sarebbe molto più carino e molto più istruttivo questo video se vi facessi vedere un workout utilizzando i pesi che appunto Paul mi ha preso. Quindi, senza tirarla troppo per le lunghe, alleniamoci. Mi scusi, dovrei allenarmi. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream and I just want it. If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive.
From start, you my bunny, I'm your clock. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arms. Now this don't matter, my love and my pleasure, the key to my treasure. Whatever's the weather, day up and out with you till I die. How many times for you, I'ma try. Want you to notice the one and I know this. Perfect soulmate, I wanna show it. My best friend, she saved my life, my happy end in hard times. Allora, siamo arrivati alla fine dell'allenamento e volevo prendermi 2 minuti per spiegarvi un pochino cosa penso di questi pesi. Allora, non mi aspettavo fossero così tanto di qualità, perché sinceramente ad allenarsi in casa con pesi di questo genere la paura è quelli che cascano, cioè che i dischi caschino fuori dal manubrio o dal bilanciere e che quindi spacchino tutto il pavimento. Invece vi faccio vedere, se notate qua alla vite, quando vado a svitare il peso, a parte che si salda benissimo e ci sono anche i gommini, ora vi faccio vedere, però vedete che anche quando la svito la vite non scende giù, rimane all'altezza dove si sta svitando e questo dà una sicurezza in più del fatto che se il peso è così la vite non cade. Inoltre vi dicevo, qua c'è anche un gommino che permette appunto di non andare a graffiare il disco e anche di non fare troppo rumore, perché c'è anche questo da considerare. Anche il manubrio, quando lo vado ad avvitare insieme alla parte centrale del bilanciere, lo sento bene che è saldo, che rimane saldo e quindi appunto va via la preoccupazione di far cadere tutto per terra e spaccare il pavimento. L'unica cosa, semmai il bilanciere è un po' corto, mentre per esercizi come stacchi, squat e queste cose qua io preferirei un bilanciere leggermente lungo, però si fa con quel che si può. Sono rimasta veramente contenta di questo acquisto, di questo regalo. Se voi siete interessati a questa attrezzatura vi lascio giù in descrizione il link dove poterli acquistare in modo diretto. Se anche voi li acquistate fatemi sapere come vi siete trovati, ma vi assicuro che non rimarrete delusi perché sono validi. In più i pesi sì, non sono altissimi perché ci sono soltanto dischi da 0,5 kg, questo qua, da 1,25 kg e da 2,5 kg. Ci sono 4 dischi per ognuno di questi pesi e probabilmente per alcuni di voi non sarà abbastanza, ma su Amazon, su internet comunque potete trovare benissimo i dischi sciolti da 5 kg, 10 kg, quanti vi servono. Quindi comunque diciamo che il bilanciere e i manubri fanno la comodità di per sé. Poi il resto si può adattare. Io chiudo qua questo video, spero vi sia stato utile, che sia stato carino. Se è così lasciate un like, lasciate anche un commento e fatemi sapere se anche voi avete dell'attrezzatura che mi potete consigliare o se appunto acquisterete questa qua. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e ricordate di attivare la campanellina per ricevere la notifica ogni volta che pubblicherò qualche video. Noi ci vediamo nel prossimo, vi mando un bacio. Ciao ciao! Achille, che dici? Mi aiuti a rimettere a posto? Che fai il workout con me?